Questo è un intro con i fiocchi. Benvenuti a Radio Design. Io sono il pesce rosso che avete ammazzato e buttato nel cesso quando avevate 7 anni e sono qui per la mia vendetta, Simone Fucchi. Mentre qui alla mia destra ho la barba di pietra troppo evoluta con le gambe, Eleonora Vagliocco, e alla mia sinistra il cugino di settimo grado di Rapunzeletta, Giacomo Rosiello. Per una nuova anche c'è ovviamente il nostro immancabile zio Nicola, il nostro tecnico del suono delle luci. Guarda che Facebook vede la mano. È vero, saluta Nicola a tutti i nostri fans. Saluta Nicola! Ciao zio! Per una nuova stupidissima scintillante puntata di Betty Jam, l'unico podcast di tutto il mondo fatato della Terra di Mezzo, che vi spoilera, vi svela tutti i segreti più succulenti, brillantinosi e glitterati del mondo delle copertine dei dischi, non solo la musica, i gruppi, i gnocchi e la pasta. Oggi finalmente, dopo decenni, millenni dall'inizio di questo meraviglioso podcast, ovvero 7 puntate, se Dio vuole, parleremo di un artista con l'apostrofo dopo un, e quindi se non siete delle merde in grammatica sapete che vuol dire che è un artista femminile, è una donna, una lady, una woman, una girls, una mujer. Dovremmo parlare più spesso di artisti donne, Leonora. Dobbiamo cercare di parlare più spesso, dobbiamo fare girl power, quindi più spesso di donne. Girl power. Ma Eleonora, svela al nostro pubblico qual era l'artista, perché io ho lasciato la suspense e non ho detto chi è, quindi dillo tu, chi è? Di che sei te l'artista è? Oggi? Oddio, grazie! Davvero, oddio! Comunque no, oggi parliamo quindi di una di quelle che è definita come la voce femminile più bella di sempre. Ce l'ho detto io, la più bella di sempre, quindi la mia parola è legge. Ovvero Janis Joplin. Janis Joplin nacque il 19 gennaio del 1943 in un luogo terribile che era Port Arthur in Texas, dove ci sta, Alice Edwards, com'è? Ok, no, lei lo definisce come, insomma, dice che era la sua prigione. Ah sì? Sì. Spiegaci tutto, perché era la sua prigione? Perché praticamente Janis Joplin, sin da quando era una piccola pargoletta fatata, visse una vita di forti inquietudini, fatta di abusi di droghe, di alcol, insomma di complessi, di insicurezze che appunto la portarono a rifugiarsi dove? La ragazza Tumblr, insomma, su Tumblr si è rifugiata secondo me. Sì? Sì. Ok. Insomma, nella musica. Praticamente Janis Joplin a 17 anni decise di fare la ribelle, partì via di casa per dedicarsi appunto alla musica. Tumblr. Iniziò ad esibirsi nei, come si chiamano, nei club country del Texas appunto, fino a quando decise di volare in California, così a caso perché gli piaceva. E niente, nel 1966 per puro caso così torna a casa, così incontra tanto bene un tipo che si chiamava, aspetta che non mi ricordo, Chet Helms, che era un manager che la contattò per entrare a far parte di un gruppo di, insomma, una band rock chiamata Big Brother and the Holding Company. Praticamente questa combo super sfavillante si rivelò un grande successo, infatti la voce abrasiva di Janis, infatti oggi utilizzeremo degli aggettivi speciali, abrasiva, graffiante, esatto, e questo sound acid Betty, acid blues della band li resero appunto popolari in tutta l'area di San Francisco, laurea, e appunto gli garantì un incarico dove al Festival di Monterey. Ma sapevo, bravo, si diventa proprio cool. Gente, stiamo Monterey. Iniziando a istruire Fucchi, si stava chiamando con un altro nome, non so perché, nel mondo della musica, quindi diventerà intelligente. Questo è un miracolo. Esatto, quindi nel 67 partirono alla grande come Jimi Hendrix l'altra volta. Cioè, sempre noi facciamo sempre i collegamenti. Sì, Eleonora. Sì, è vero. Insomma, ha registrato il primo album e dopo una serie di concerti negli Stati Uniti, in una serata a New York, Janis riscosse talmente tanto successo e decise di appunto abbandonare la band e iniziare una carriera solista nel 68. Che diva, insomma, noi siamo grati di questa scelta perché ha fatto veramente il botto. Insomma, appunto, Janis Joplin, oltre che una grande cantante, è considerata anche come uno dei simboli del rock al femminile e un sex symbol. Come me. Come te, ovviamente. Esatto, perché a discapito del suo look non convenzionale, quindi non era una top model favolosa come Simone. Nicola, non è vero. Nicola ha detto che Janis Joplin era una cessa. Ed è vero, però Nicola non puoi dirlo in diretta. Invece noi ti sentiamo, i followers ti sentono. Ascoltano. I nostri followers si ribelleranno contro di te. Esatto. E appunto veniva considerata l'alter ego femminile di artisti come Jim Morrison oppure Mick Jagger. Quindi, cioè,
proprio per la sua presenza scenica, la sua sensualità selvaggia. Noi già abbiamo raccolto citazioni dai più grandi siti internet. Internet del mondo, ricordate. E niente, nella sua carriera solista quindi realizzò due album, soltanto due purtroppo, come i due signori che sono passati, due, manca falla a caso, che erano I Got Them All Cosmic Blues Again Mama e Pearl, con il supporto appunto di due nuove band, sì, Pearl la drag queen, non so come stai per dire. Però diciamo che purtroppo il suo successo non durò a lungo, perché la notte del 4 ottobre del 1970, adesso dovrebbe partire tipo una musica cupa, scendere luce, la pioggia, invece non succede niente, venne trovata morta, quindi scomparva soli 27 anni, stava di 77 anni, beh, non lo so perché. 77. E poi 27 è tipo quella sì, esatto, età maledetta, sì, sono morti un sacco di gente. Sì, è il famoso Winehouse. Club 27. Sì, sì. Non ci abbiamo ancora l'interprete. Beh, di lingua madre. Non ci manca tanto, quindi top. E quindi niente, noi abbiamo deciso di mettere in questa bellissima e meravigliosa puntata una frase estremamente poetica, quindi secondo me ci dobbiamo dare la mano un'altra volta. Tu dove lo metti il microfono? Sì, davvero, il preghiera dell'altra volta. Giacomo, dammi la mano. Allora, Janis Joplin venne definita come una voce appassionata e straziante, l'insieme di miele e ruggine, forza e tenerezza, malinconia e blues e fuoco psichedelico, un canto unico ed imitabile in tutta la storia del suo. Semmai inimitabile, però va bene. Ci ha provato, Leonora. Ci ho provato, è la seconda volta che provo con delle cose poetiche, ma purtroppo, come avete imparato, non ci sta. E quindi niente, io adesso basta, c'è la bacchetta magica, la passo. Quindi passo la bacchetta e mi silenzio. Quindi ciao, finalmente. Finita. Adesso parliamo proprio dell'album che abbiamo scelto oggi, che è Cheap Trees, che è il secondo album di Janis con Big Brother. Non spoilerare la copertina, non ora. The Holding Company Band, registrato tra il 2 e il 20 marzo del 68. Ed è stato pubblicato il 12 agosto dello stesso anno da Columbia Records. L'album vendette più di 1 milione di copie in soli 40 giorni. Rimase al primo posto della classifica per ben 8 settimane. Per tutte quelle bestie che lo ritengono un brutto album, avrete un girone infernale. Pentitevi e diventate beccati. Esatto, anche quel dito dov'è? Dove lo indico? Ci stanno due telefoni, la telecamera. Siamo tre, vai, uno per uno. Peccatori. L'inferno! La formazione con il quale venne registrato l'album vede ovviamente la magnifica voce di Joplin, Sam Andrew e Peter Albins entrambi alla chitarra e al basso, James Gurley alla chitarra solista e infine David Getz alla batteria. E poi un'altra creaturina chiamata John Simmons al pianoforte. Che era così espulso dagli altri. Sì, più o meno un po' immaginato. Sa che era il produttore anche. Beh, si è formata. Si tratta di un album principalmente blues rock e acid rock, dove emerge la carica di Janis durante le esibizioni live. La sua voce è piena di rabbia e disperazione ed emerge la sua sensibilità e vulnerabilità. Si tratta di un album comunque della forte carica emotiva e parliamo appunto di blues, che veniva identificata come musica del diavolo, quindi come potete immaginare era musica allegra e spensierata. Molto tranquilla. Molto happy, 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 happy. Nelle tracce dell'album il produttore John Simon, con il benestare della band, aggiunse le registrazioni del rumore della folla per dare l'illusione di ascoltare un album dal vivo. E fu una scelta azzeccata, perché che fake. Tutti credono veramente che... Sei falsa, Simona! Sei falsa! Ma che bello apposta, Simone è falso! Falso! L'album contiene alcune tra le canzoni più famose di Janis, ovvero Summertime, Piece of My Heart e Ball of Chain. Quest'ultima realmente registrata live durante un concerto a Fillmore di San Francisco. Ok, non erano così fake allora. No. Solo una. Ogni tanto, dai. Ma adesso parliamo della parte grafica della cover e passo la bacchetta. Noi ci trasformiamo come Sailor Moon, diventiamo dei graphic designer super popular, super aspetta che adesso devo fare l'altarino magico. Brava. No, ma parte dopo, adesso tanto serve. Guarda, adesso sbaglio sempre le misure. È fuori quindi nessuno la vede. Oh, simpatica. Allora, per quanto riguarda la copertina di questo bellissimo album, nuovamente ci inabissiamo nel mondo della troca, perché parliamo di una copertina di base psichedelica. E perché? Prima di arrivare a questa copertina che tutti conosciamo oggi dell'album Cheap Thrills, la casa discografica propose una copertina in cui erano rappresentati
tutti i membri della band nudi sul letto. E scandalo! Scandalo. Ovviamente venne considerata scandalosa e quindi venne rifiutata dalla casa discografica il giorno prima della pubblicazione, essendoci sì per tempo, proprio come al solito. L'avevamo preparata un mese prima, esatto. Scegliamola l'ultimo giorno. E quindi inizialmente proposero di rimando di mettere Janis Joplin sulla copertina, proprio sulla una sua foto, che poi hanno messo sul retro, di metterla sulla copertina. Ma Janis disse anche no, no, perché boh, non si sa perché, però no. Che no. E quindi chiamò il suo amichetto illustratore Robert Crumb e gli disse: tizio mio, domani mi serve la copertina, in una notte fammi la copertina dell'album che la voglio subito e adesso. Gliel'ha proprio detto così, le parole. E lui che ha fatto? Ovviamente ha accettato, perché non è un bravo grafico se l'avrebbe fatto, se non l'avesse fatto, belli congiuntivi. E quindi, in una notte, si sparò qualcosa come 30 grammi di LSD. Secondo me anche più. E fece questa copertina. Questa è storia vera, non la stiamo inventando fare audience. Se cala un sacco di LSD. È vero, se googlate, è vero. E ovviamente vide le fate per tirare fuori sta cosa, perché se non si spiega. Ci aveva vista noi. Quindi, è vero. Ha visto noi? Certo. A me, con la bacchetta, diciamo, disegna. Quindi inizialmente volevano mettere Janis davanti, cioè, e dietro il fumetto, cioè così, per illustrare i brani contenuti all'interno dell'album. Poi invece però cambiarono, perché era più fantasioso, più fatatino, e quindi il messero davanti. E ora vi lascio alla nostra Sailor Venus Eleonora, che vi spiega tutta l'analisi carina e coccolosa della copertina. Sono passata in neanche una settimana diverse tipologie di creatura mitologica, mistica, del bosco. Prima una Winx, poi una barbabietola con le gambe, e adesso sei una Sailor Venus. Che sarebbe, non si sa. Non sei abbastanza gay per saperlo. Vabbè. Io vi mostrerò la copertina sfavillante se ci riesco. So troppo quindi corto, aspetta, aiuto. Ci deve arrivare con la bacchetta, perché la bacchetta è stata comprata per uno scopo puramente, non lo so, illustrativo. Esatto. Quindi questo fumetto, se vogliamo utilizzare dei termini tecnici, ma non sappiamo se sia un fumetto, però lo chiamiamo fumetto. Questa è la prima fase, frase senza senso che dico, ci ho messo tanto. Magari fosse la prima persona. Da stamattina alle 5:30 che parlo. Quindi questo fumetto ha una struttura particolare, perché al centro c'è un cerchio e una vignetta rotonda, se siamo più professionali. Tutto intorno le altre vignette sono disposte con una divisione che noi potremmo chiamare a raggiera, oppure per gli amici del bosco un solino fatato. Così per... E in tutte le vignette, che secondo me non le vediamo neanche noi le scritte, non fa sti versi che ci censurano anche a noi, all'interno troviamo il titolo della canzone a cui appunto sono dedicate e anche la formazione della band, tipo Janis voce, Tizio Sempronio chitarra e quell'altro. Allora, nel cerchio centrale a rappresentare la canzone Bullet Chain, manco me ne ricordo, poi il bello che è il mio, questo lo vedo tutti i giorni. Beh, ma è schietto, siamo capito da un pezzo. Grazie. Se vuoi ritiro il calter della puntata della scorsa, cavete! È diventato ormai un Nicola. Quindi nel cerchio centrale c'è Janis mentre trascina sotto il sole cocente, mi sento tanto maestra, una palla da carcerato, appunto ball and chain, le catene, giusto? Sì, in inglese 100. Mentre I Need a Man to Love ritrae la bellissima Janis Joplin in una posizione veramente da diva sul letto con i girasolini. Perché ci sono i girasolini, sbaglio, mi sono accecata, vedi? Tu queste cose non le sai, silenzio! Mentre l'altra canzone, che è quella che penso che conoscete tutti, Peace of Mind, che adesso se la ritrovo che è qua, praticamente ritrae un uomo, in maniera appunto molto ironica, cioè quest'uomo affamato che sta tagliando con col coltellino e la forchetta un pezzo di cuore, dice mangiamo il cuore così a pranzo, buono. Mentre nell'angolo in basso a sinistra, mi sento un sacco professionale anche se te mi guardi male, abbiamo una rappresentazione molto fatatina, sì? Basta che ti muovi perché mi sta crollando il braccio. Allora già sto qua altri 25 minuti, pur tutto ti fa soffrire Simone. Quindi nella parte in basso c'è il chitarrista James Garley, ritratto come un angelo ciclopico che noi purtroppo non vediamo, perché c'è una pecetta. Altro termine tecnico, pecetta. Da frontuoro sul trasimeno. E al centro invece c'è l'omaggio al pubblico del Fillmore, dove abbiamo detto che sembrerebbe che siano state realizzate alcune tracce. Ci fidiamo. Ci fidiamo. Bah.
E in fondo, cioè dall'altro lato, che è esattamente qua giù, cioè, per volere di Janis venne aggiunto il logo degli Hells Angels, che erano i motociclisti, insomma erano suoi amici, gli scorcava i passaggi e ci ha messi sull'album. BlaBlaCar dove? BlaBlaCar del 60. Praticamente questa copertina è l'unico esempio di una copertina, di una cover art mal realizzata da Robert Crumb, perché lui praticamente dopo le disgrazie per questo album ha detto basta. Però diciamo che realizzò altre grafiche per alcuni, per gli altri due album di Janis, ma poi basta. E adesso qua veramente le nostre conoscenze ultra, sponsorizzate anche oggi dal nostro, da Rolling Stones Magazine, che ci sponsorizza, ci ha permesso la stampa di una nuova tazza, non lo so, la tazza, questa ce l'ha mandata Rolling Stones. Sì, sì. E appunto, secondo Rolling Stones, questa è al nono posto tra le 100 copertine di album più belle di sempre. Quindi diciamo, per spillare un po' di tea, perché no tea, no shade, no pink lemonade. Ho creato un mostro, Nicole, per capire. Questa cosa ha creato veramente un mostro. Praticamente, che cosa successe? Che Crumb venne pagato soltanto $600 dalla Columbia Records. Perché? Esatto, perché? Per fare questa copertina. E poi dopo loro ci guadagnarono i milioni. Cioè, no. Non si fa. No, come? No, no, vergogna, noi siamo indignati. Siamo indignati, vergogna, e Renzi che fa? I gialli. I gialli. I che? Ah, ho capito, i girasoli gialli. vabbè. Anche tu sei calata l'LSD, me so, prima di cominciare. Sì, Simone, sì, ho visto le fate, mi sono vista allo specchio. E basta. Bene, e anche oggi a Malincuore vi dobbiamo lasciare volare via verso terre magiche inesplorate, fatate e tutto quello che gli gira intorno. Durante la vostra assenza potete combattere il vostro senso di solitudine e abbandono visitando i nostri canali social e seguendoci su Facebook e Instagram, The Tea & Jam, recuperare vecchie puntate su Spreaker in una qualità super mega orgasmica e sul canale YouTube dell'Istituto se volete ricordarvi quanto siamo carini. Inoltre trovate le dirette anche sulla pagina Facebook di Radio Design e quella dell'Istituto Italiano di Design, su iTunes Podcast e su Spotify. Abbiamo infestato ormai il pianeta di uno sciame di locuste rosa fatate. Beh, tutto, non so se c'è un altro social che ci manca. Infatti, sì. C'è qualcosa che manca, Nicola? Instagram del TGM. Sì, Nicola! Sì. E se volete consigliarci qualsiasi altro argomento di cui parlare, potete farlo interagendo ai sondaggi e cazzabubbli per le domande che pubblicheremo sulle storie di Instagram. E l'invito a venire davanti a fa audience è sempre aperto. Sì, è vero. Certo. C'è molto spazio, le sedie, le poltrone. C'è la bellissima Via Alessi. Non lo so, sta negozio. Guarda che bella figura. Firmiamo, firmiamo autografi. Sì, firmiamo autografi, firma copie. I vostri amici della radio preferiti e niente, tanti auguri a Yoko Ono, me lo sono ricordato adesso, che è un'altra ascoltatrice della radio, quindi niente, ciao, basta. Noi vi diamo appuntamento, speriamo lunedì prossimo, se no. Nicola ce lo permette. Ah no, lunedì manchi tu, caprona. Sì, perché vado a portare dei T-Gem a Milano. Wow, a vedere chi, a vedere chi, a vedere chi, a vedere chi. Non dico. Va bene, quindi vi daremo informazioni su quando sarà la prossima puntata, voi seguiteci come al solito, vi salutiamo alla prossima volta, bye, baci stellari, Sasha, ciao, Ray. Ciao, baci. Ci sono qualche...